Up to the date. Allora, cari amici, guardate. Aspetta, questo piano, piano del sì, dottor, professor, esatto, guardate, esimio, eccetera. Questo ritratto. Questo è un grandissimo della cultura e del pensiero italiano, perché niente dopo di meno che Tommaso Campanella. Tommaso Campanella, oltre a essere uno dei più grandi pensatori italiani, coevo con Giordano Bruno, e che ha passato la sua vita nelle carceri dei preti, riuscendo però a non farsi bruciare vivo, come invece è accaduto a Giordano Bruno, è l'autore della Città del Sole. La Città del Sole cos'è? È la città ideale. Allora, è chiaro che si tratta di una concezione che noi possiamo chiamare utopia. Vabbè, però c'era Urbino che era l'esempio, diciamo, in terra di quello che avrebbe dovuto essere la città. La concezione utopica è anche propria, ad esempio, della Repubblica di Platone. Che significa? Significa che il vero pensatore non può prescindere dall'ambiente politico e dalla politica. O la vera e grande filosofia si fa politica, cioè progetto. Non esiste filosofia che non sia politica. Esatto, no, ci sono, ma non sono grandi. Sono interpretazioni del mondo, ma non sono grandi. La Chiesa ci insegna che la filosofia del cristianesimo post-costantiniano è in realtà una filosofia che loro fanno passare per religione. In realtà è una sola filosofia a supporto di un potere che è un potere temporale, che in maniera spietatissima resta ancora in piedi a tutt'oggi. Detto questo, noi cogliamo l'occasione per fare tutta una serie di considerazioni sulla base di alcune riviste che abbiamo qui a portata in mano. La prima è questa. Carino, è riuscito? La nuova edizione del Candido. Che te possino? Dov'è? E guarda un po' che cosa che c'è in questo disegno. Mandamenti del Nazareno. Ok? Ecco, questo è un disegno molto importante che ci dice come stanno le cose. Bene? Non avrai altri Matteo al di fuori di me, ma sono qui i due Mattei, no? E questo qui è San Berlusca. È fatto molto bene, perché questi due giovanilisti in realtà sono ambedue nelle tasche di qualcuno. Allora, questo per farvi fin dalla giovane età, fin dalla giovanissima età, essendo stati a suo tempo selezionati da un grande selezionatore di personaggi pubblici che si chiamava niente po' di meno che Mike Bongiorno. Lo diciamo per dire ai nostri amici che noi stiamo attenti e conosciamo le cose come stanno, e questo disegno qui ci ricorda qualcosa. Questo qui, Plasmon! Sì, Plasmon, ma anche il disegno di un... il verso di una moneta. 50 lire. È importante. E quest'altra, che è molto carina e che obiettivamente dice come stanno le cose, questo. Barack Obama, eccolo lì. In via di sbaraccamento. Barack e Burattini. Appunto. E questo è quanto. Andiamo avanti, proseguiamo. La situazione nella quale noi ci troviamo ci deve permettere di denunciare le cose, perché le cose prima o poi emergono. Noi ovviamente le sappiamo in anticipo, anche perché leggiamo delle riviste adeguate. E questo è altro consumo. E guardate cosa c'è scritto. Come noi diciamo fin dalla nascita. Esattamente, noi che abbiamo le antenne vibratili, avevamo capito che questa operazione... Le vibrisse. Questa operazione celava qualcosa.
Ti ricordi, ne abbiamo parlato 3-4 mesi fa, tu me l'avevi segnalato, io ti ho detto guarda che è così, 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 è così. Allora, e ci avevo preso perfettamente. Si tratta praticamente di una serie di situazioni ricorrenti che praticamente sono delle esche, sono di quelle che noi chiamiamo i false flag, perché nel momento in cui scorre qualcosa che può... Il guaio è che la gente non ha memoria, perché se avesse memoria un po', non dico come ce l'abbiamo noi, ma un po' appena, ma anche un minimo di intelligenza, ma basta solo la memoria, l'intelligenza non servirebbe neanche, basterebbe ricordare e ricordarsi quello che è successo 30-40 anni fa in situazioni analoghe. È solo la l'abbiamo detto tante volte, l'aggiornamento, la rivisitazione, diciamo attualizzata, di situazioni già esistenti nel passato, allora, remoto, riedizionate, riedite centinaia di volte nel corso della storia. Noi siamo interessati a far capire alle persone che è possibile la circolazione di monete complementari. Questo è il punto. Questo è quello che il potere non vuole. Basterebbe che le persone si rendessero conto che esistono oggi in Italia moltissime monete complementari che vengono accolte tranquillamente come i buoni pasto che prendono praticamente i buoni benzina e quant'altro, che sono perfettamente commerciali. Ricordiamoci i gettoni. Che ne so, i mini assegni. Allora, i gettoni telefonici venivano utilizzati come moneta al posto delle 200 lire. Sì, sì. Punto. E allora, praticamente, però questa cosa, no? Questa cosa praticamente dà fastidio al sistema, perché il sistema vuole avere il controllo della circolazione monetaria. Infatti, perché ce l'avevano a morte quei napoletani che hanno acchiappato adesso? Sì. Allora, bisogna dire una cosa, che hanno fatto quel battage pubblicitario trionfalistico, no? Come abbiamo preso la gang dei falsari, eccetera. Sì. Oh, a questi signori il massimo gli possono fare una multa di 200 mila lire, cioè 100 euro, sì. È il massimo che possono fare, e fanno benissimo. Fanno benissimo a fare quello che fanno, tanto comunque l'inflazione non cambia assolutamente nulla. Nel complesso, diciamo, della dimensione della falsa emissione dell'euro, avere qualche milione o qualche anche miliardo di euro falsi stampati ma sono falsi all'origine. Come la prima volta, il primo passaggio è falso, il secondo passaggio già è giusto, è legale. È legale perché nel momento in cui integra il valore di qualcuno che l'ha comprato. Nel momento in cui viene accettato, come diceva il professor Auriti, automaticamente diventa legale. Certo. Ma il primo passaggio è quello, tant'è vero che io ne ho parlato anche di recente sulla differenza fondamentale che c'era fra certe opere di falsificazione. Si parlava ad esempio della truffa della Banca Romana. La truffa della Banca Romana. Ma scusa, ti interrompo, basta pensare ai falsi Miro o ai falsi che vengono comprati per veri a milioni e passano di mano in mano in mano finché magari arrivano un esperto e dice guarda che quella è una cazzata. Sì, vedere, però se è proprio un esperto. Oltretutto, è come quei falsi Modigliani, ti ricordi? Oh, quella è stata un'operazione eccezionale. E quindi dove hanno sputtanato la marea di pseudo esperti, istituzionalizzati oltretutto. Voglio ricordare anche questo aspetto relativo alla truffa messa in atto dalla Banca Romana per spiegare com'è il meccanismo della nascita delle banconote. L'hanno fatto quello scandalo semplicemente perché andava eliminata la Banca Romana. Ma a parte quello, il motivo vero è quello, non tanto che faceva tutto quello che ha fatto, lo facevano anche gli altri. No, allora non è così. Allora, la Banca Romana, al contrario delle altre banche che erano autorizzate a stampare carta moneta, stampava tre copie della stessa carta moneta. Attenzione. Per cui una cosa che valeva 10 lire, loro la stampavano tre volte, attento. Perché l'hanno scoperta? Perché erano costretti a mettere il numero di serie uguale e il numero di serie, e mettevano tre numeri di serie uguali banconote di 10 lire con lo stesso numero di serie, cosa che non fa l'euro, perché l'euro non ha nemmeno questo, quindi è tutto completamente falso. Quindi, appunto, voglio dire, erano più onesti di quegli altri. Sì. Perché gli altri facevano una riserva frazionaria che invece di essere 1 a 50 o 1 a 20 o 1 a 10 come era all'epoca, facevano una riserva frazionaria di 1 a 100. Quindi non è che facevano le banche istituzionalmente sono falsari autorizzati e delinquenti autorizzati. La riserva frazionaria
è praticamente è qualcosa che esiste sulla carta, perché cosa risulta? Risulta che una certa banca ti ha dato dei soldi, in realtà non te li ha dati. È semplicemente un passaggio di contabilità. Dei soldi che non c'aveva, dei soldi che non c'aveva. Sì, vabbè, risulta che comunque ti ha dato dei soldi che poi non c'aveva, perché può, come voi sapete, replicarli 50 volte, come minimo, esattamente, ufficialmente. Però non è che ti danno 50 volte banconote, lo scrivono sui conti, è scritturale, diverso. Vabbè, scritturale, certo. Allora, questa cosa qui, per dire che quando è nato con un battage pubblicitario su tutti i migliori e più diffusi quotidiani, pare che sia costato un paio di miliardi di euro, forse un paio di milioni, milioni. Dicevo che era una cifra spropositata. 2 milioni è tanto, o una pagina sul Corriere della Sera costa 100.000 euro. Sì, una pagina intera, sì, magari sì. Vabbè, comunque sia. Ho saputo che si trattava di una cifra spropositata e noi ci siamo subito chiesti chi è che avesse dato questi soldi. In realtà si sapeva che dovevano sputtanare. No, ma noi sappiamo chi c'è dietro. No, ma noi sappiamo dietro chi c'è. Vabbè, lo sappiamo bene. Tizi che gravitano in Emilia Romagna, molto vicini a certi ambienti dell'Emilia Romagna. Ovviamente, capito? Ovviamente, noi sappiamo anche questo. Ovviamente. Ovviamente anche già più di una volta denunciati e come si dice quando uno è già stato condannato varie volte. Sì, reiterato. Che è stato già condannato, insomma, non mi viene la parola. Non è reticente, ma qualcosa di similare. Vabbè. Allora, l'ultima cosa, questo è un vecchio numero del Borghese. Vedi, strano, vedi un po'. Dove si denuncia, CGL e CISL, dove si denuncia sistematicamente la complicità di queste organizzazioni col potere reale, cioè quello finanziario. Ma questo è un... va detto che la CGL, CISL e UIL sono un potere finanziario, perché hanno circa 5 miliardi di immobili a capitale. Esattamente. Questo comunque è del 94. Nel 94 colgo l'occasione per leggere, intanto per far vedere questa cosa che è molto simpatica, che è questo qui, ricordiamo sempre che simboleggia qualcosa di particolare, ce lo ricordiamo ai nostri amici, questa importantissima, questo è il mistero esoterico espresso da Michelangelo nella Cappella Sistina. Ma veniamo all'articolo che io volevo leggere a conclusione di questo, un articolo del professor Marco Tarchi, Il canto delle sirene non incanta la fabbrica. Sono passati una ventina d'anni, ma questo articolo è molto consistente, reale, molto reale. Attuale, certo. Da Crotone a Bari, passando per il Sulcis, le tensioni sociali hanno ripetutamente proiettato le loro ombre sul delicato processo di fuoriuscita del sistema politico italiano dall'ancien regime consociativo, ma nessuna di queste fiammate ha rilanciato il potere contrattuale delle grandi centrali sindacali. Allora, parliamo di potere consociativo. Il potere consociativo è il potere che ha retto la situazione italiana per esattamente una cinquantina d'anni, laddove gli accordi con la grande industria da parte dei sindacati di regime erano funzionali all'interesse soprattutto della grande industria. Però la grande industria, cari amici, era la grande industria italiana. Oggi la finanza è soltanto quella ebraica internazionale e il potere è questo. Quindi il potere consociativo che è finito, che era finito, non ha rilanciato i sindacati semplicemente perché i lavoratori non ci hanno più creduto. È capito? Anzi, ad uscirne ridimensionato è stato proprio l'impatto massmediale delle maggiori confederazioni, costrette a rincorrere a distanza quelle che sembrano improvvisate jacquerie, scoppi di rabbia impotente, lontani anni luce dalle lotte organizzate e verticisticamente dirette di pochi lustri fa.
uscito dal cono di luce dei riflettori televisivi e costretto ad arretrare dal fronte delle rivendicazioni sindacali alla trincea dei tagli occupazionali, il sindacato sembra entrato in crisi ulteriore fase. Va bene? È quello che da 20 anni si sta sviluppando sempre di più, assieme alla riduzione sostanziale anno dopo anno della credibilità di queste centrali di potere occulto. Ma è stato occulto oramai. È ancora occulto, perché pochi sanno poi chi di manovra veramente. Pensare che alla radice di questo calo di funzioni vi sia soltanto o soprattutto la difficile congiuntura economica internazionale degli ultimi anni, parliamo del 94, sì, pesano su di esso processi di ben più lunga durata, alcuni notissimi come l'espansione del terziario e delle attività flessibili a discapito dell'industria manifatturiera, altri meno studiati come la moltiplicazione e frammentazione delle identità sociali già dall'epoca, che fa sempre più di ogni lavoratore in primo luogo un consumatore e un fruttore di servizi pubblici e privati. Quello in cui anche di recente si è parlato alla televisione e si è detto: tu colpisci oggi il lavoratore salariato e colpisci in realtà tutti gli altri servizi sui quali campa la società articolata contemporanea. L'operaio, l'impiegato, l'artigiano o anche il piccolo imprenditore monodimensionali sono figure ormai in via di estinzione e al loro posto si sono insediati dei cittadini dalle abitudini ed esigenze più complesse e sfaccettate che del rivendicazionismo vecchio stampo non sanno più cosa farsene, da quando, oltre che ad incassarne i dividendi immediati, hanno compreso di doverne pagare anche i costi a medio termine: inflazione, aumenti del disavanzo pubblico, contrazione delle risorse per investimenti produttivi. Quella che sui giornali vicini alla nuova coalizione di governo passa un po' sbrigativamente per riscossa dei lavoratori autonomi è in realtà una situazione più complessa, frutto anche dell'evoluzione del vasto mondo del lavoro dipendente, che ascendendo gradatamente la scala dei consumi e del benessere si è affrancato dalla staticità di un tempo. Importantissimo questo concetto. E stupisce che il sindacalismo italiano, malgrado l'intenso lavorio dei suoi centri studi, se ne sia accorto in ritardo, rinunciando ad adeguare le strutture alle tendenze incombenti e continuando invece ad inseguire il sogno di una democrazia contrattata, gestita a mesiadria, a colpi di tavole rotonde e di concentrazione, da uno Stato sempre più contestato nelle prerogative interventiste e da centrali che avrebbero oggi dovuto... sappiamo il perché esattamente, di tutto questo, esattamente. Lo leggo apposta. E da centrali che avrebbero dovuto rappresentare in regime di pratico monopolio quei grandi blocchi sociali che in realtà andavano giorno per giorno liquefacendosi. È chiaro che qualcuno più attento, tipo l'articolista, aveva percepito gli elementi essenziali, ma non aveva ancora le finalità, non aveva ancora capito e percepito le finalità. Oggi noi le conosciamo. Sì, il movimento era molto chiaro in ogni caso, sì. Ma questo per dire quanto chi gestisce le cose in Italia sia culturalmente arretrato, se non culturalmente delinquente. E questo è fuori discussione. I sindacati di regime avrebbero potuto anticipare la situazione, creare delle situazioni come furono create a suo tempo negli anni 20, negli anni 30 in Italia, che prevedevano sistematicamente. Ma erano pagati, quelli sono pagati, sono a libro paga anche loro. Cazzo. Che devono prevedere? Loro hanno vedere quello, gli stipendi dei vari presidenti. Hanno quelle funzioni lì, sindacati. E quindi non devono tutelare nulla, devono far andare avanti il processo. Vengono gli stipendi, impedire. Ma sono anche creativi. Certo. Della razza di Matteo Renzi, con questo chiudiamo. So long, nel senso che ce l'ho così lungo. Sì.